Il giorno 21 maggio, alla presenza di Monsignor Ciro Miniero, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, presso l'azienda Tesi, nella zona industriale di Cerale, si è svolto un momento di preghiera per gli operai in occasione della giornata per il lavoro diocesana. Il tema della giornata per il lavoro di quest'anno, come si legge nel messaggio dei vescovi italiani, è stato «E al popolo stava a cuore il lavoro, abitare una nuova stagione economico-sociale». È un messaggio di incoraggiamento, di forza, soprattutto in questo tempo così difficile ancora per il mondo del lavoro, che sta iniziando a muovere meglio i suoi passi per la vita di tutti. Quindi un incoraggiamento molto molto forte. E l'incontro qui, continuiamo quegli incontri che ogni anno teniamo nel mondo del lavoro, proprio venendo in fabbrica per un momento di riflessione insieme e soprattutto per affidarci sempre alla forza della nostra fede, che ci fa guardare il mondo in un'ottica sempre propositiva, come particolarmente in questi giorni stiamo facendo un po' dovunque. La realtà Tesi è un'azienda importante perché dà occupazione a tanti ragazzi che hanno famiglia, insomma ragazzi giovanissimi. Un messaggio a questi imprenditori del posto, ecco, che ogni giorno ci mettono il cuore. Certo, no, bisogna continuare a insistere. Qui è veramente una bella terra, una terra anche giovane sotto questo tipo di attività, però che sto vedendo cresce di anno in anno. Quindi un augurio di speranza per tutti. Siamo contenti di poter riprendere questa abitudine, che ormai sono diversi anni che facciamo. Purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti a farla causa Covid, quindi siamo contenti di poter riprendere questa bella tradizione. Oggi siamo in azienda, facciamo in effetti una messa per il lavoro, ma al tempo stesso ci interroghiamo per cercare di capire qual è il futuro del lavoro. Dopo il Covid le cose sono un po' cambiate, c'è bisogno di ripensare anche al rapporto dell'uomo con il lavoro. La realtà Tesi è un modello, un esempio per il territorio, perché dà occupazione a tantissimi giovani del territorio. Ed è proprio da qui che vuole partire il messaggio di una ripartenza che, insomma, tutti ci aspettiamo sia migliore. Sì, grazie delle belle parole per la Tesi. Noi cerchiamo praticamente di essere sul mercato, quindi ogni giorno competiamo con tante altre persone, altre aziende in tutto il mondo, quindi dobbiamo per forza di cose valorizzare al meglio le risorse umane che abbiamo al nostro interno, e devo dire che grazie a loro la nostra azienda va avanti. Cosa è il futuro? Il futuro ci propone praticamente una sfida nuova, praticamente cominciare a fare qualcosa di nuovo, pensare al nostro futuro, realizzare delle attività a maggior valore aggiunto. Quel discorso che facevamo sempre, il saper fare, il saper fare tecnico, deve essere collegato anche a un saper fare intellettuale, quindi una cultura dell'innovazione che possa attecchire anche in aree tipo il Cilento, che certamente è bellissimo, ha delle ottime chance dal punto di vista turistico, ma deve avere anche la possibilità di giocarselo dal punto di vista tecnologico. E una delle caratteristiche che abbiamo cercato sempre di dare alla nostra azienda è la resilienza, quindi la possibilità di poter resistere anche in momenti di crisi. Questo è stato fatto grazie in effetti alle persone che abbiamo. Noi abbiamo oltre 150 dipendenti con le famiglie, quindi come tale da questo punto di vista per noi è una responsabilità, ma è anche l'opportunità, perché sono ragazzi giovani, quindi è più facile in qualche modo che attecchiscono le nuove tecnologie. Quindi da questo punto di vista sì, abbiamo subito la crisi, ne stiamo uscendo e ne usciamo tutti insieme. Questa è la cosa più importante per noi, non abbiamo lasciato a casa nessuno, ne usciremo tutti quanti insieme. Il sacrificio è di tutti per poter ripartire tutti insieme. In questo momento il 90% sono tutti giovani, vedi, l'ho portato proprio insieme per portarle e per continuare ad andare avanti su questa strada, che per me è una strada vincente, tanto è vero che a fianco a me ci sono due giovani della terza generazione che loro devono portare avanti, e io do gli esempi a loro di portare avanti questa tradizione, questa cosa che per me è vincente. E loro, poi tutti questi ragazzi che stanno qua presenti, per me non sono operai, per me sono i figli. È una missione che io sto facendo per tutti questi giovani che stanno qua oggi presenti. Che cosa possiamo dire ai giovani d'oggi, insomma, che hanno, oltre alla pandemia che, insomma, c'è da più di un anno, che cosa possiamo dire? Qual è il tuo messaggio di speranza? Il messaggio che io do ai giovani, prima cosa, di essere serie e di non dire mai bugie, perché le bugie, come si dice a Napoli, hanno le gambe corte. E di avere quella personalità di non arrendersi mai,
perché io già da 20 anni a portare avanti non mi sono mai arreso, perché ho avuto dei momenti difficilissimi, veramente difficilissimi. Penso che io 6-7 mesi non ho fatto un chiodo, niente, e ho girato sempre per tutto l'Italia per trovare, non mi sono mai fermato. E in questo momento oggi sono stato premiato, che tutti questi giorni poi mi hanno seguiti, che stanno con me e via di sé, e dico sempre a loro di non fermarsi, di ragionare, perché il lavoro è la prima cosa, si fa col cervello, non con le braccia. E oggi questo dico a loro: dovete ragionare, qualsiasi cosa che fate, ragionare, e non abbattetevi mai, perché siete giovani e dovete andare avanti.